Rieccoci insieme con il biancarosso di Bisport e il nostro ospite Peppino Cettura. Mi stavi segnalando Sì, un io passaggio stavo delle carte? guardando, a proposito di una telefonata precedente, stavo guardando il bando che è stato pubblicato per l'asta e c'è tra le varie condizioni nella busta che i probabili acquirenti devono presentare, c'è anche l'obbligo di allegare un elenco da cui risulti il nominativo, la residenza, eventualmente codice fiscale, di tutti i soci della società concorrente a far data dalle rispettive costituzioni, sottoscritto da legale rappresentante pro tempore della stessa. Cioè, per esempio, nella società Bari 1908, presentata, l'unica al momento attuale presentata, immagino entreranno altri soci, però ci saranno anche i nomi e quindi tutti i dati di Gianluca Paparesta e di Fabio Sperduti, Sperduti, perché sono stati soci dal momento della loro soci costituzione, fondatori soci praticamente, fondatori. Quindi infatti. avremo tutti quanti noi, tifosi, avremo la possibilità di verificare chi sono questi personaggi e quindi eventualmente di valutare eventuali amicizie, collegamenti, eccetera. Una raffica di domande attraverso la nostra pagina Facebook, però prendiamo prima una telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, Dai, ciao. sono Francesco. Ciao Francesco, ciao. Senti, io le do ragione al signore del 48, però Sì. anche la macchina organizzativa che apre i tornelli un'ora prima della partita. Tutto qui. Vabbè, Se puoi può essere sollecitare un po' un'indicazione. tu, Enzo, venire un po', perché noi arriviamo prima, facciamo un'ora di fila, Sì. i cancelli aprono un'ora prima della partita, non Va abbiamo bene, neanche va colpa bene. noi. Il Va bene. signore del 48 ha ragione. Posso dirti? Arrivederci. Sì, Ciao, ciao. posso dirti una cosa. Sicuramente questa limitazione a un'ora soltanto prima dell'inizio della partita e della disponibilità è dovuta sicuramente a un problema economico, perché chiamare gli steward 2 o 3 ore prima dell'inizio della partita costa. Al momento attuale non se lo possono Raddoppiano i costi. permettere. Allora, ci sono tante domande. Un amico mi dice: ma ti puoi sbilanciare? Secondo te chi potrebbe essere il favorito? Guarda, cioè, se i russi fossero disponibili, i russi non ci sono dubbi. Però occhio ai turchi, occhio ad altre soluzioni, ragazzi, che vi devo dire? Che vi devo dire? Hai sentito Montemuro in questi giorni? Sì. Il 18 si presenterà all'asta? No. Perché la base d'asta è piuttosto alta, Montemuro potrebbe, come dire, subentrare in un secondo momento, cioè se ci fosse un ribasso e se, scoperte le carte, ci accorgessimo che non c'è nulla. A quel punto forse Montemurro avrebbe la voglia, la forza, la determinazione per entrare anche lui in questo gioco. Voi a queste condizioni lo comprereste il Bari? E se sì, perché? Beh, io dico che al di là di tutte le condizioni, mi rendo conto che avete anche ragione, al di là di queste condizioni, perché uno dice: ma perché dovrebbe comprare un russo il Bari, un turco il Bari? Ci sono mille modi per fare affari, ma al di là di questo, comunque il Bari è una piazza dove si può fare ancora calcio in un certo modo. Io sono dell'idea che se si accende qui, Bari è veramente una piazza importante, una delle prime piazze in Italia per far calcio e per farlo a certi Ma poi livelli. c'è anche un bacino di utenza enorme, perché Enorme. in Puglia non ci sono altre squadre al momento in Serie B, neppure in Serie A. Basilicata, la Calabria del Peppino, Nord. prova ne che i siti che si occupano del Bari sono fra i più frequentati in assoluto in Italia per quel che riguarda le società calcistiche. Secondo voi, imprenditore, a quale business potrebbe essere interessato per eventualmente investire nel calcio? I benefattori non esistono e questo lo condivido. Sentiamo però Nadarevic, questo genio e sregolatezza, si dice in questi casi, no? Giocatore formidabile che però, puntini di sospensione, chissà perché non è in Serie A, lo dico L'altro giorno è anch'io. caduto. Avevo timore che tirasse il Un morso. altro morso, L'avevo. infatti. Va bene, sentiamo Nadarevic. Ho quelle 3 partite che sono stato fermo, cioè meno male che sono passati veloce perché in una settimana era già in campo. Fammi 80, voglio vincere più partite possibili per raggiungere i playoff. Playoff, playoff, per No, raggiungere guarda, la salvezza. finita. Raggiungere la salvezza, se no si. La salvezza
che poi vediamo. Però prima la salvezza, quello che è più importante. Io lo so che non l'ho fatto, che io non ho mosso. Poi l'arbitro ha detto che l'ho fatto. Poi pure il giocatore ha detto che non l'ho fatto. Però l'arbitro ha visto così e ha scritto che l'ho mosso. Sono contento, però non voglio pensare a questo. Cioè, non mi piace sentire queste cose solo quando si fa bene. Quando si fa male, io penso solo ad allenarmi bene e fare la squadra. Sì, io ho scelto Bari anche per questo, perché sapevo che qua posso dimostrare quanto valgo e che valgo di più della Serie B. Infatti adesso ho cominciato di dimostrare. E spero di fare ancora meglio. E posso fare meglio. Devo. Ma io sinceramente non vedo, se potevo giocare subito la partita dopo Trapani, il giorno dopo io la giocavo. Infatti non vedo l'ora che arriva domenica a giocare, perché secondo me possiamo vincere, anche se è un po' di una squadra importante, che ho giocatori importanti e che lottano per andare diretti in Serie A. Però noi non siamo da meno. Anzi. Se continuo così, penso che mi chiama. Anzi, sono convinto se faccio così come adesso, anzi, devo fare ancora meglio. Io posso giocare un altro brutto, perché non penso che ci sono tanti che sono più forti di me. È solo così vai avanti. Per me io sono più forte di tutti. Beh, le sicurezze, le certezze di Nadarević, che potrebbe andare al Mondiale con la Bosnia, credo che le qualità non gli manchino. Siamo addirittura d'arrivo, una notizia di carattere internazionale abbastanza curiosa: il Barcellona è stato squalificato per 2 sessioni di mercato per violazioni delle regole nel trasferimento dei minorenni, quindi per 2 anni, fino a giugno 2015, non potrà né comprare e né vendere. Pepino, al volo, che sensazioni hai? Lo troviamo sto acquirente, non lo troviamo, così, proprio sì, la tua sensazione sì, personale. Io sono convinto che lo troviamo. Che lo troviamo. Stop. Grazie a Peppino Cettura, a domani col Biancarosso TV Sport. Ciao. Ciao.